90, that Jesus Christ did the laundry. They say that we start on Monday, but the strong start on Sunday. Won't be a bummer. Cause I love our summer. Crirama, non te c'è me. La testa parte va in giro in cerca dei suoi perché. Judge and then not be there, but that's okay. But instead, I just turn to my pen, and you know why? Oh, but instead, I only wish you the best. I wanna say without you, everything's wrong. So my lately you've been searching for a darker place to hide. That's all there. Perché carina, carina, carina sei tu. Simpatica e dolce ogni giorno. The impermanence of life rears her up. We would slowly fall apart. We would slowly fall into the dark. Tras que has luchado anoche yo te amo. A tower with its top in the heaven. Make a name for ourselves, lest we be screwed abroad. Face of the whole. You're on the back to watch you. Secretly that they are different. So it's like everyone always thought.
soul and now we're free. Allora, eccoci qua per la seconda e ultima premiazione della giornata. Grazie anche per la pazienza. Innanzitutto, prima di entrare poi nel dettaglio delle premiazioni, vorremmo ringraziare io e Ilaria, giusto, le padrone di casa vere, Iula Cagnoli, l'abbiamo già presentata all'inizio, che è la direttrice, ma anche Arianna Tribaudi, perché insomma merita. Ari, vieni. Kelly. No? E tutto lo staff, veramente tutti i tuoi ragazzi. Arianna. Credo che siano in giro per di qua Daniela Donati, Hervé Cavallari, parte oramai di Danzarte e insomma, del Pride Dance. Grazie a tutti voi della giuria, Paolo, Irina, Maria, Ilaria. Grazie. E adesso procediamo, direi di partire con le borse di studio. Partiamo con Chateau della Danse, quelle assegnate. Non mi va più il microfono, ho finito le batterie anche il microfono. Allora, grazie, no, adesso funziona. Allora, Chateau de la Danse, borsa di studio 50% per In Time. Con la maestra Cristina Perotti. Ok, io sono 12 di B. Una foto di gruppo. Ok, l'altra borsa di studio 50%, Bellini Stella. Poi proseguiamo, l'altra borsa di studio 50% per Expo Danza. A Light On, coreografia 124. L'altra borsa di studio al 50% sempre per Expo Danza va a Baraldi Vittoria. Mentre chiamo Francesco Borelli per consegnare il resto, per Novara Dance Experience, Il Mare. Venite tutti sul palco. Vittoria Gatta, Patch. Void. Riccardo Basile con Metamorpho. Riccardo. Ok, Metamorphic Man. Perla Kedi con Delicate. E In the Shirt. Francesco Frola, il direttore artistico della Scuola Estiva di Danza e Musical Professione e Danza, ed Eleonora Lombardo.
Ok, allora Francesco Gammino, cambio Francesco. E allora li attribuiamo a rapporto. Sei più comodo lì? Per me è comodo anche qua. Allora, dovresti aprirmi la cartellina così almeno scusami, Fai che avere pazienza, sono tantissime. Ti stanno sgridando, sei il monello del gruppo. Allora, Perla Chedi. Questa a Perla va una borsa di studio Summer School di luglio 2024 al 50% del costo del corso. E ancora, sempre a Perla Chedi, va un apprendistato al balletto di Parma. Complimenti, Perla. Anche con cartellina da conservare. Passiamo al prossimo, che è una borsa di studio. Mi sembra di aver intravisto. No, vedi? Vedo anche male. Ti devo aiutare? Vuoi poggiare qua? Poggia. Ok. Allora, una borsa di studio al corso di formazione professionale di 1000 euro, il valore, a Riccardo Basile. Complimenti, premi su premi. Sì, è un bel ricordo anche questo. Prego, grazie. C'è ancora qualcuno? Ah, tutte mie? Il malloppo. No, un paio. Allora, per un periodo di studio presso Agora Conci Project Reggio Emilia, direzione artistica Michele Mero e Enrico Morelli, anche di Perla. E a Vittoria Gatta. Eccola qua, poi. Dato che io mi faccio da parte che non c'è un tubo. Finito? Invece passiamo ad Eleonora, che ne ha un altro bel malloppo. Una borsa di studio Summer School luglio 2024, al 50% del costo, a Lucrezia Lugli. E poi ancora Eleonora, una borsa di studio sempre al 50% a Rosa Martina. E ancora, borsa di studio sempre al 50% a Vittoria Gatta. E infine, borsa, penultima ma non ultima, 50% sempre a Sara Bianchi, duo tie-in. C'era anche Riccardo Basile, ovviamente, e a Riccardo Basile va anche una borsa di studio al 100% del costo del corso. Complimenti. Ed ora passiamo alle borse di studio consegnate da Manuela Verda, che è l'organizzatrice del concorso Ferrara Danza. Allora, il primo premio che ha segnato come borsa di studio va ad Alice Marani ed è un invito all'audizione DAF International Project del 20 aprile oppure, se non potrà, al 22 giugno. E poi ancora ad Emma Paltrinieri una borsa di studio per Roma Estate Dance International dal 22 al 27 di luglio. E poi chiamiamo ancora Perla Chedi, un invito a un'audizione del 20 aprile o il 22 giugno, a seconda della sua disponibilità, per il Project di Roma International, il DAF, il famoso DAF. E ancora il duo Baraldi Marani si sono aggiudicati un invito al Ferrara Danza alla quinta edizione che si terrà al 5 maggio. E poi
a Riccardo Basile, un doppio premio ancora, un invito all'audizione al DAF International Project di Roma il 20 aprile e il 22 giugno e un invito al concorso Ferrara Danza del 5 di maggio. E infine al duo della coreografia numero 139, adesso mi sfugge il nome, vi chiedo perdono, però va una borsa di studio di Roma Estate Dance International dal 22 al 27 di luglio. Il duo è Classic Rave Rosa Martina. Procediamo. Con Paolo Boncompagni. Vuole il microfono? Sempre il microfono, grazie. Io do soltanto delle iscrizioni gratuite al concorso di Spoleto, quindi che si terrà dal 29 aprile al 4 maggio, la 32esima edizione, quindi una bella storia, che comunque ha laureato una marea di ragazzi che attualmente sono i primi ballerini nei più importanti teatri del mondo. Allora, questa una iscrizione è per il duo Baraldi Marani. Ragazzi, il duo noi lo consideriamo come composizione coreografica. Quindi o fate la composizione coreografica oppure vi potete iscrivere come due solisti, se volete. Questa è un'opportunità. Ok, grazie. Grazie. Certo, non dovremmo aspettare. Un'iscrizione gratuita a Ruggeri Carla al concorso di Spoleto. Iscrizione gratuita sempre al concorso di Spoleto alla coreografia Void. Io chiedo anche a Riccardo, giusto? Visto che ho apprezzato anche il tuo pezzo da solista, visto se vieni sempre a Spoleto, io penso che sì, perché è un'opportunità che non puoi mancare, perché non vieni anche come solista, visto che comunque è un pezzo veramente molto molto bello, ok? La strada è quella, quindi io vorrei ringraziare tutti voi, vorrei ringraziare l'organizzazione e soprattutto a tutti i ragazzi, grazie, grazie. E ora passiamo ai vincitori del concorso Free the Dance, partiamo dai gruppi classico senior, in seconda posizione la coreografia Funny Girls, premia Cristina Perotti. E poi, prima posizione per la coreografia, Scappa. Solisti classico junior, Carlotta Pia premia. Terzo posto, Pretty Girl, Lucco Vittoria. Secondo posto, Tchaikovsky, Pas de Deux, Loi Chiara. Primo posto va a Variazione di Medora da Il Corsaro, Fantino Giulia. Poi chiamiamo Francesco Frola a premiare i solisti classico senior. Terza posizione a Silvia Di Tomaso per Pensiero.
seconda posizione per Carla Maria Ruggeri. Nichia, da Bayader, secondo atto. Eccola qua. E infine la vincitrice, che è Perla Chedi, per la sua variazione Terza Ombra Bayader. Classico Junior. Chiamo Francesco Borelli per le premiazioni. Terzo classificato, La Bamba. Mentre per secondi abbiamo un pari merito, Can Can e Rondò. Mentre primo classificato, Mambo Jumbo. E ora chiamiamo Eleonora Lombardo a premiare i solisti Modern Junior. Terza posizione per Eugenia Leone, Inside. Seconda posizione, Vittoria Baraldi, Imbriacata d'amore, la coreografia. E primo posto per Alice Marani con Wanderlust. Solisti Modern Senior, Francesco Gammino premia. Terzo in classifica, Walk in the Sky. Seconda classificata, Who Cares, Ruggeri Carla Maria. Prima classificata, Chedi Perla con Delicate. Chiamando Manuela Verna a premiare, passiamo alle coppie di Modern Contemporaneo Junior unificate. Terza posizione per Villa Bruna Zucchelli. Foto di rito. Seconda posizione, intanto annuncio. Secondo posto, salgono Lugli e Leone. E il vincitore di questa sezione è il duo composto da Baraldi Marani. Andiamo avanti con la categoria Duo Modern Senior. Chiamo Eleonora Lombardi alle premiazioni. Terzo posto, If. Perelli Cippo. Seconda
seconda posizione, Falling Apart, Frattini Zappoli. Primo posto va a Tie In, Bianchi Basile. E ora chiamiamo Francesco Gammino per premiare i solisti di Contemporaneo Junior. Terza posizione per Lucrezia Lugli. Il gradino, al secondo posto Vittoria Gatta. E primo posto a Riccardo Basile con Metamorphic Man. Andiamo avanti, il duo contemporaneo senior, chiamo la signora Verna a premiare. Terza posizione, I Go Back to Us, Barbero e Lisa. Secondo posto, Meroni Loi, Khaled. Primo posto, Rosa Martina, Classic Rave. E ora chiamiamo Francesco Borelli per premiare i gruppi di Mother Contemporaneo Junior Unificate. Terza posizione per Practice of Love. No, scusate, ho sbagliato io. Terza posizione per Somnia, scusate. Adesso passo giustamente alla seconda posizione, The Practice of Love. E il gruppo vincitore di questa sezione, la coreografia In This Shirt. Gruppi Modern Contemporaneo Senior Unificate, chiamo Francesco Frola. Terza posizione, Il Mare. Seconda posizione va a Legend of the Lake. Prima posizione, Void. Le foto,
c'è anche un premio proprio assegnato da Eventi Emotion, che si è occupato di tutto il servizio fotografico di tutta la giornata e che va alla coreografia più emozionale, che è stato assegnato dalla giuria a Riccardo Basile. Bene, con questo il lungo elenco, per fortuna, di ottimi vincitori, vai pure Iula. Vado io con premi speciali, Carlotta Pia, Non Posso Danza. Partiamo dal miglior interprete, Totta. Miglior interprete delle categorie junior e senior, Basile Riccardo. Miglior coreografia delle categorie junior e senior, alla coreografia Void. Ultimo premio che chiude la sesta edizione di Pride Dance, premio al miglior talento junior e senior, Basile Riccardo. Un grazie di cuore a tutto il mio staff di Danzarte, Sesi Arte, Miri, Andario, Andrea. Grazie a tutti voi, grazie alle scuole. Foto della giuria e delle presentatrici. E chiudiamo. Un grazie anche ai tecnici audio e video. Assolutamente, i tecnici, tutta la vita. Grazie. Paolo e Irina, venite a fare una foto con noi.